sapevate che oggi è nato Lando Fiorini? Sì. E si inaugura il murales qui a vicino. Sì, a Via Torricelli. Via Torricelli, benissimo. Quindi è un ricordo piacevole. Lando Fiorini è il nodo da Roma, quindi perché hanno fatto una cosa bellissima. È uno dei simboli della romanità. Esatto. Ma la conosce qualche canzone? Sotto i prosciutti? No, io Roma non fa la stupida. La sa intonare qualche cosina mentre taglia le fettine? Niente? È concentrata, altrimenti si taglia, eh? Ok, non voglio responsabilità. Siamo qui principalmente non tanto per il pesce, ma per l'inaugurazione del murales di Lando Fiorini, lo sapeva, 27 gennaio? Vasco Rossi, ecco qui. E un accenno, lasciamo Lando Fiorini, un accenno a Vasco Rossi. E niente. Per rispetto, guarda. Voglio una vita svegolata. Voglio forza Roma, forza lupi, sono finiti. I tempi buoni. Però qui, lasciando perdere Roma, non è questo il momento, non è il momento, però noi siamo positivi, ottimisti e speriamo in un futuro sempre migliore. Grazie, buone cose, ciao. E dai, e bomba. Buongiorno, lei sta andando a fare spese qui al mercato rionale di Testaccio oppure va all'inaugurazione del murales di Lando Fiorini? Punto di domanda. Alla seconda. Da romanista non posso dire. Proprio diretto va, senza ombra di dubbio, senza titubanza. Senza titubanza alcuna. Ecco, già si sente la musica, quindi alle 12 ci sarà l'inaugurazione. Togliamo il telo e vediamo il grande affresco di un grande artista romano. E dai, e bomba! Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Ere te verede serve da cintura. San Pietro del Campidoglio da lettiera. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma a prima sera. Ma lei è di ripetaria di Lando Fiorini, abitava qui Lando Fiorini? Sì, è stata a casa mia. Ah, proprio a casa sua, eh. È laziale o romanista? Romanista. Ah, sì, non ho visto i colori, non ho visto. Si trova qui per l'inaugurazione di Lando. Abita proprio qui. Sono quello di prima col basso. No, non ho sentito. Ah, io sono nato, sì. Oh, buongiorno, abbiamo un capo, sì, una colonna qui della... Abbiamo una colonna della Roma. Ma lei l'ha conosciuto Lando Fiorini? Era amico intimo. Era proprio anche mio consiglieri. Come perché era uno spettacolo nuovo mi chiamava, perché mettiamo più la fila per Iti. Quindi l'ha conosciuto benissimo. Amico. Ma dove abitava? Io. No, Lando Fiorini abitava a Monteverdi. Ah, come mai l'ha conosciuto? Io con da ragazzino. Ah, ecco. Lui era più piccolo di me, ai mercati generali. E vediamo se riesce a intonare una piccola canzone di Lando Fiorini. Una piccola canzone romanista, un pezzo. Di Lando Fiorini. Vediamo. Le campane d'indò. Lavoro mio, quella era bellissima. Bellissimo. Cento campane. Cento campane. Ho capito. Va bene, allora ci godiamo questa inaugurazione del murale. Ok, grazie. Ok. Tante cose. Siamo la squadra di romanisti abbiamo, sì, lei non sì. Ce l'ha la sciarpa, lei una ce l'ha sotto, sopra, dove è? L'ha nel cuore, c'è modo di portare un fiore a questa persona che era legata alle radici di Roma, insomma. Ma voi alla romanità. Stimate Lando Fiorini perché ha fatto la canzone di Roma, Roma al di là, in generale. Al di là, da ragazzini, mi piacevano le canzoni romanesi. Al di là di Forza Roma, era proprio la romanità di Lando Fiorini. Sì, non è di Lando. Che era una persona per bene, era un paravento, un paraculo che veniva dalla strada, come dicono a Roma, però era veramente una persona per bene con un cuore grande, 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 non solo mezzo giallo, mezzo rosso, ma proprio un cuore grande e si è sempre prodigato per tutte le persone. Questo è quello che ci ha lasciato. Grazie di cuore a Francesco Fiorini per questo. 3, 2, 1, via! Solo per me.
Roma e Ater con il patrocinio della Regione Lazio, realizzata da Luca Maleonte, Lando Fiorini, l'icona della romanità al centro, nel cuore di Roma. La presentazione della prima iniziativa qualche settimana fa, per un anno tributeremo l'omaggio che necessita questo rione per i suoi 100 anni. La famiglia, come le canzoni che si cantavano mentre si tornava dalla spiaggia, nel traffico, e se ciò l'orchestraccia la devo a Lando Fiorini, a Gabriella Ferri e a tutti gli altri artisti. Siamo romani ma romanisti di più, siamo orgogliosi, ti famo solo per te. Forza Roma, forza Rumi, questa è l'ora di mostrare quanto valere. Forza Rumi, forza Roma, guardate in campo e il cuore si infoca. Non ci avevo il cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso. Mezzo giallo e mezzo rosso, il tifoso romanista, il tifoso è sempre più. Mezzo giallo e mezzo rosso. Una stanzetta in affitto è trovata, per momento va bene. Oh, buongiorno, buongiorno. Abbiamo assistito all'inaugurazione del murales di papà. Di papà. Sì, di papà. Contentissimo, Lando. Gli occhi brillano. Eh sì, mi sono emozionato tanto. Vi abbraccico. È una trasmissione che faccio adesso io su Radio Puff, perché noi abbiamo aperto la radio di Lando, Radio Puff, e c'è il programma del giovedì che faccio io, si intitola proprio Vi abbraccico, che era un modo di dire a lui dopo uno spettacolo, a tutto il pubblico diceva Vi abbraccico. Che cosa ti ha insegnato papà? Mi ha insegnato, ti è rimasta? Mi è rimasta a cercare di essere una brava persona, di fare cose per bene, di essere una persona per bene, questa è la cosa più importante. Mi ha insegnato a lavorare, infatti so fare solo quello. Quindi pacato, tranquillo, romantico, sì, assolutamente. Nelle canzoni e anche nella vita. Nella vita soprattutto, ecco, nella vita soprattutto. La famiglia. La famiglia, i figli, tutto il resto, ma la cosa più importante è cercare di essere delle persone per bene e bisogna provarci sempre, questo è l'insegnamento che lui ci ha dato. E quindi ci rimarrà nel cuore. Io me lo auguro. Grazie. Me lo auguro, grazie a voi. Tanta salute. Grazie. Cuore mio, la speranza non costa niente. Quanta gente c'ha tanti sordi e l'amore no. E stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Cuore mio, cuore mio.